Oggi vi porto un po' indietro nel tempo. L'ho recuperato con tutta la scatola, cioè fantastico, era proprio un'altra cosa, dai, diciamo la verità. E non ha niente da invidiare a quelle nuove che stanno uscendo adesso. Per gli anni in cui uscirono questi set qua, sembrava chissà che cosa fosse questo piccolo adesivo con questi quattro pallini disegnati. Era qualcosa di eccezionale. It's like a family tree. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi porto un po' indietro nel tempo. Torniamo insieme negli anni nei fantastici, per chi l'ha vissuti da piccolo come me o già un po' più grandicello, nei favolosi anni 90. Quindi già avete capito di che cosa parliamo oggi, cioè di una Lego di quegli anni. Dato che molti di voi nei commenti mi hanno chiesto di recuperare qualche set vecchio perché erano meno giocattolosi, con meno coperture all'esterno, ho cercato sui vari e-commerce e ho trovato questo set ad un buonissimo prezzo. Non credo io di averlo mai avuto, quindi già questo è buono perché non, vabbè, adesso non me li posso ricordare tutti quelli di quando eravamo piccoli io e mio fratello, però questo qua non credo. Non, almeno a memoria, non credo di avercelo mai avuto nella mia collezione. Il set in particolare è un aereo, quindi degli anni 90. Io non starei qua tanto a... Ah, ecco, una cosa importante è che non sarò molto critico come le ultime volte, anche perché, cioè, c'è poco da dire, è un set molto diverso da quelli che troviamo in commercio oggi. Non c'erano co-marketing, non c'erano brand famosi, però la Lego faceva anche dei mezzi militari e infatti questo qua è proprio uno di quelli. Almeno quando l'ho comprato c'era scritto Black Hawk, ma a memoria ricordavo che il Black Hawk fosse un elicottero. Il set che ho recuperato è questo qua. L'ho recuperato con tutta la scatola, cioè fantastico. E in che condizioni ho trovato la scatola? Cioè veramente in condizioni quasi perfette. Se non fosse stato per gli angoli un po' sbucciati dal tempo, giustamente perché questo è un set del 96, potete capire che insomma in che condizioni è questo set. Io utilizzerò anche la mia GoPro Hero 8 che sta qui su, così almeno vi farò vedere, proprio vi farò apprezzare come erano le scatole una volta. Le scatole una volta si aprivano così e come potete vedere qui ci fa vedere tutto il set montato e tutte le cose che potevamo fare, insomma si muovevano le eliche, si muovevano gli ingranaggi davanti e poi soprattutto nella parte centrale qui interna erano già divisi i pezzi con le rotelle. Adesso no, perché giustamente l'ho trovato un po' così tutto scombinato, quindi dovrò riaggiustare un attimo tutti i pezzi, ma guardate come erano le scatole. Cioè c'era veramente una cura anche nella scatola proprio, cioè c'erano tutti i vari scomparti, era proprio un'altra cosa, dai, diciamo la verità. In più vediamo un po', si può fare anche un bel Model B, come vedete qua si può fare anche una specie di motoscafo, credo. Non una specie, un motoscafo. Lo faccio vedere anche da questa fotocamera qua, eccolo qua. Si può fare anche un motoscafo molto 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 bello. Io farò l'aereo perché mi ha colpito subito appena l'ho visto. E questo venditore che aveva questo set aveva anche la scatola, io l'ho preso proprio per questo motivo qua. Poi le istruzioni ve le farò vedere dopo. Numero del set 8425, sta scritto qui su. Quindi parliamo di una Lego Technic del 1996, stando anche a le istruzioni originali solo messe in questa velina, nelle veline che troviamo oggi. Perché che cosa ha fatto questo signore, ragazzo o ragazza che mi ha venduto questo set, non so sinceramente chi fosse, ha tagliato tutto il manuale e lo ha inserito in queste veline così. E devo dirvi che è stata la scelta azzeccata perché praticamente è nuovo. Cioè, sembra che non è stato mai sfogliato. Quindi dicevo, io farò l'aereo. Il Model B forse lo farò in un'altra occasione, non lo so. Le istruzioni chiare come al solito, perché prima c'erano addirittura i quadretti, sì, non so se potete notare i quadretti da qui. Eccoli qua. Io non mi perderei in chiacchiere, comincerei subito. Inizierei subito.
Volevo ringraziarvi per tutte le visualizzazioni che ha fatto la Dodge Charger nell'ultimo video, quindi quello della settimana scorsa, anche se, vabbè, ovviamente non arriverà mai alle visualizzazioni che ha fatto la Tumblr, che rimane comunque il numero uno indiscusso del mio canale. Comunque grazie, grazie, grazie a tutti voi, anche per esservi iscritti in questi ultimi, in quest'ultima settimana, perché stiamo salendo, stiamo diventando sempre di più. Ad oggi, oggi è il 17, oggi che giorno è? Ad oggi 18 novembre siamo 195, quindi mi aspetto che arriveremo almeno a 200 entro fine mese e ancora di più nei prossimi mesi. Quindi grazie a tutti per tutti i commenti e per l'affetto che mi dimostrate tutte le settimane. Grazie veramente di cuore, perché significa che credete in me e in questo progetto, e quindi grazie a tutti per l'affetto che mi dimostrate. A proposito d'affetto, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, questa è l'occasione giusta. Attivate la campanella per essere sempre aggiornati su tutto quello che succede sul canale, così io appena pubblico un video voi venite qui e ve lo venite subito a vedere, mi raccomando, perché più siamo, più il canale cresce, più ci divertiamo, mi raccomando. Quindi io inizierei subito, non mi perderei in chiacchiere, inizio a mettere un po' a posto i pezzi e noi ci vediamo dopo per giusto qualche considerazione finale, anche perché c'è poco da dire, è un set comunque di 25 anni fa, quindi non penso di dare un voto, perché cioè era già spettacolare per quegli anni in cui è uscito, quindi saranno delle considerazioni, giusto le funzionalità del set. Noi comunque ci vediamo dopo, buon montaggio e buon timelapse anche a voi. Eccoci qua ragazzi, ho appena finito di costruire questa fantastica Lego Technic del 96 e non ha niente da invidiare a quelle nuove che stanno uscendo adesso, soprattutto ad alcune che hanno rotelline e cose varie in evidenza che potrebbero evitare, però qui giustamente le capisco, anche perché parliamo di un modellino di tanti anni fa, come abbiamo detto adesso. Io passerei direttamente alle funzionalità del set, perché sono poche però sono buone. Allora, c'è questa rotella qua su, eccola, questa qui, che se fosse ingranaggio, che se fatto girare fa girare le eliche, eccolo qua, molto semplice, praticamente sono tre funzioni, non di più. Poi questa rotellina, eccola qua, questa qui su, permette di far girare i flap delle ali, 1 e 2, questo qui su, eccolo, destra e sinistra. E poi una terza qui sotto gialla, questa qua, eccola qua, permette di abbassare i carrelli. Quindi aveva anche addirittura questo aereo i carrelli retrattili. Vi assicuro che per gli anni, insomma, in cui uscì, erano
delle novità assolute, perché una cosa del genere non si era mai vista. Addirittura potevamo mettere il motore da 9 volt, quello vecchio, qui sotto. Io non l'ho fatto perché non ho le power functions, me lo dovrò procurare in qualche altro set che forse arriverà più avanti, ma non vi posso dire niente. E attaccarlo qua sotto per far muovere in automatico le due eliche e tutte le varie funzioni che ha questo set qua. Che dirvi, a me è piaciuta tantissimo, a parte che mi fa tornare indietro di tantissimi anni, quindi negli anni in cui eravamo, chi ha la mia età, eravamo bambini, e già quello insomma vi fa capire tante cose. Vedo che ci sono parecchi adesivi, perché all'epoca non si serigrafava nulla. Questo qua è un adesivo, il numero 8 qui dietro è un adesivo, qui sopra c'è un po' di strumentazione qua nella cabina di pilotaggio, ve la faccio vedere rapidamente, eccola là, e un piccolo controllo qua davanti, eccolo qui. Sì, vediamo se lo prende, eccolo qua. Però per gli anni in cui, vi ripeto, per gli anni in cui uscirono questi set qua, sembrava chissà che cosa fosse questo piccolo adesivo con questi quattro pallini disegnati. Era qualcosa di eccezionale. Una cosa che posso dirvi ancora rispetto a questo set qua, che nonostante fossero passati tanti anni, i pezzi si incastrano ancora come se l'avessi appena aperto. Quindi già questo vi fa pensare la qualità che Lego, comunque lo standard che Lego ha mantenuto da quando è stata concepita fino ad oggi, poi passando per i vari anni. Questi erano tutti i pezzi originali, quindi non è che la persona che me l'ho venduto li ha cambiati, erano proprio quelli. Infatti erano, alcuni pezzi erano proprio impolverati, adesso vediamo se ve lo posso far vedere. Alcuni pezzi c'era proprio la polvere, guardate qua, c'era proprio la polvere di tanti anni magari lasciato lì su quella in vetrina, su quello scaffale lì a prendere polvere. Quindi capisco che i pezzi erano proprio quelli di una volta, quindi mi sono messo là, un po' l'ho lavati, un po' non si toglieva, quindi l'ho lasciati così. E vi ripeto, lo standard di qualità dell'aggancio dei pezzi è fenomenale, una cosa che mi ha veramente stupito. Quindi se dovessi dare un voto lo darei ancora più alto di quello che magari gli avrei dato. Mi hanno riportato pure insomma, quando eravamo più piccoli, queste ruote così fatte come si facevano una volta, queste ruote molto molto semplici. Queste ruote le trovavi sulle macchine, sugli aerei, su qualsiasi mezzo di trasporto, su tutte le cose, erano tutte fatte con le rotelle così, magari erano solo poco più grandi, ma erano identiche, semplici rotelline che giravano e basta, così, fantastico, bellissimo. Io lo richiudo, lo metto a posto, perché tanto per oggi abbiamo terminato. Spero che questo video vi sia piaciuto un po' come sta succedendo per tutti gli altri, anche se è un set un po' più vecchio. L'ho riportato perché molti di voi nei commenti mi avevano chiesto se avessi riportato qualcosa degli anni, insomma, degli anni 90, quando i set non erano tanto giocattolosi, ma erano molto più nudi e crudi. Così, e che dentro si potevano vedere tutti gli ingranaggi quando si muovevano tutte le cose, tipo questo qua, che praticamente si vede tutto, si vedono tutti gli ingranaggi che si muovono una volta che si fanno muovere quelle poche funzioni che ha, ma che come al solito per quegli anni là, ripeto, erano fantastiche. Quindi, che dirvi, grazie ancora per tutto l'affetto che mi dimostrate settimana dopo settimana. Mi raccomando, per tutti quelli che ancora non l'hanno fatto, li invito a iscriversi al canale, a mettere un bel mi piace, a commentare questo video, vediamo se anche questi set vi sono piaciuti e se magari volete che io sul canale ritrovi qualcos'altro degli anni 90, degli anni, insomma, di qualcosa di vecchio, di qualcosa di vintage, che magari vi ricordate che avevate quando eravate più giovani o quando eravate bambini. Vedrò se potrò accontentarvi trovandolo e magari portandolo sul canale. Noi ci vediamo sicuramente sabato prossimo con un nuovissimo video. Vediamo, non vi anticipo niente perché ci sono tante cose che piano piano cambieranno, lo vedrete col passare delle settimane, ok? Noi ci vediamo sabato prossimo con un nuovissimo video. Ciao!